Reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. La riforma del sistema scolastico in Turchia ha sollevato accese discussioni. È una buona idea dare ai bambini di 10 anni la facoltà di non iscriversi ai corsi scolastici formali? Qual è la situazione per le bambine e per le donne? Siamo in Turchia per scoprirlo. L'identità della Turchia ed il ruolo della religione nella vita pubblica animano accesi dibattiti. Una questione controversa è l'aumento del numero di alunni che si iscrivono alle scuole islamiche. Siamo entrati in una di queste a vedere come funzionano. Le moschee sono la testimonianza dell'impero ottomano, durante il quale le scuole principali erano le madrasse, istituti religiosi in cui si formavano i clerici musulmani. Con le riforme secolariste del presidente Kemal Atatürk, le scuole islamiche divennero le imam hatip, successivamente chiuse e riclassificate come istituti tecnici. Ma che grazie alla riforma dell'istruzione, varata lo scorso anno dall'attuale governo, stanno ora tornando in voga. Con la nuova politica del governo, i pregiudizi contro gli studenti che si diplomano in queste scuole sono caduti, così come le restrizioni per accedere all'università. Gli studenti che provengono dalle famiglie più tradizionali possono avere migliori opportunità di lavoro e di farsi una carriera. I nostri nonni ottomani erano i migliori, sia nelle materie scientifiche che in quelle religiose. Per questo ho scelto la Imam Hatip. A seguito della nuova riforma, molte scuole medie sono divenute imam hatip e i licei islamici, come questo, sono raddoppiati. Questo ha fatto scatenare polemiche a livello nazionale sul ruolo della religione nelle scuole e ha acceso timori circa gli obiettivi delle scuole islamiche. Ho scelto l'imam hatip come liceo perché, rispetto alle altre scuole, si imparano meglio il Corano e le leggi islamiche. Queste scuole però non offrono solo lezioni di Corano e di religione. Le nuove Imam Hatip integrano anche curricula scolastici moderni di scienze e matematica, ad esempio. In questa scuola studiano 1300 studenti con sogni e ambizioni professionali diverse. Una volta diplomati, potranno scegliere la carriera che vogliono. Non c'è una grossa differenza tra queste e le altre scuole, ma possiamo dire che le Imam Hatip siano più in linea con la nostra storia, la nostra tradizione e la nostra cultura. Il popolo turco si ritrova in questo tipo di scuole ed è per questo che ci hanno sostenuto. La riforma scolastica varata dal primo ministro turco Erdogan, che ha riaperto la strada a queste scuole islamiche, è stata accolta però dalle proteste di insegnanti e cittadini. Per molti la preoccupazione è che vengano migliorati i programmi e la preparazione degli insegnanti. Il dibattito sull'orientamento religioso o secolare del sistema scolastico è importante quanto quello sulla qualità dell'istruzione nelle scuole. Per rimediare alla deludente posizione che le scuole turche hanno nelle classifiche internazionali, il governo Erdogan punta ad introdurre più tecnologia nelle classi. Vediamo come. La tecnologia entra nelle scuole della Turchia. Ad Ankara nel 2012 è stato lanciato il progetto FATIK, che punta a promuovere l'informatizzazione nelle scuole pubbliche turche. Il progetto è ambizioso. Secondo un recente sondaggio, infatti, il sistema scolastico della Turchia è al 32esimo posto tra i 34 paesi dell'OCSE, con il 40% dei quindicenni che non hanno neanche le nozioni basiche di matematica. Nella fase pilota sono stati distribuiti 12.800 tablet e smartboard in 52 scuole del paese. Come avete potuto vedere, stiamo usando animazione e altro materiale visivo. Ci aiuta molto a spiegare meglio le materie agli studenti perché possiamo fare più esempi. Gli allievi non devono prendere appunti, ma possono guardare le animazioni a casa propria, usando i tablet. Possono studiarle fino a che non hanno capito la materia. Il sistema incentiva gli studenti a stare più attenti e ad impegnarsi di più. E i risultati si vedono. Gerek
Grazie a questo supporto possiamo studiare non solo scienze e matematica, ma anche geografia e storia. Agli studenti piace questo nuovo modo di apprendimento e trovano molti benefici. I nostri zaini erano molto pesanti prima. Dovevamo portare molti libri di testo e quaderni per i vari corsi. Ora usiamo solo i PC e non dobbiamo portare altro. Il progetto, costato oltre 1 miliardo di euro, è il maggior investimento che il governo abbia stanziato per l'istruzione nella storia della Turchia moderna. Anche se il progetto Fatih ha sollevato qualche critica, i suoi coordinatori ritengono che questo offra nuove opportunità agli studenti. Sono state installate 10.000 smartboard nelle classi di 323 licei. In questo momento stiamo testando i tablet. All'inizio ne abbiamo distribuiti 800 in 7 licei. Poi ne abbiamo portati altri 1.400 per gli studenti del secondo e terzo anno di liceo. Il mastodontico progetto, una volta completato, dovrebbe essere attivo in 570.000 classi di 42.000 scuole in tutta la Turchia. La mancanza di pari opportunità in Turchia può avere un impatto negativo sull'istruzione per le ragazze. Questo problema è presente soprattutto nelle aree rurali, ma grazie ad un progetto lanciato dal governo e da ONG, la situazione sta migliorando. Vediamo come. A Tuzcu, un remoto villaggio della provincia di Erzurum, nell'Anatolia orientale, avvengono discriminazioni di genere. Per le famiglie indigenti l'istruzione è un privilegio che può toccare solo ai maschi. Le femmine devono restare a casa ad aiutare con le faccende, in attesa del matrimonio. Nejla vive in questo sistema conservatore, si è sposata a 17 anni, ha avuto 4 figli e non è mai andata a scuola. Sono la maggiore di 8 fratelli e sorelle. Non sono potuta andare a scuola perché dovevo rimanere a casa ad aiutare mia madre con i miei fratelli. Non so quanti anni ho, perché non ho mai imparato a leggere e scrivere. Quando lo chiedo alla gente, mi dice che secondo la mia carta d'identità ho 30 anni. A pochi metri di distanza dalla casa di Nejla c'è l'unica scuola elementare del villaggio per bambini e bambine. La riforma del governo ha previsto l'innalzamento degli anni di istruzione obbligatoria da 8 a 12. Le bambine si iscrivono alle scuole elementari, ma quelle secondarie sono lontane e i genitori non le mandano. Secondo le nostre statistiche, nel 2004-2005 un milione di ragazzine non sono andati a scuola. Inoltre ci sono grosse differenze nei risultati scolastici di maschi e femmine. Dunque c'era bisogno di campagne come Papà mandami a scuola o Ragazze andiamo a scuola. Grazie a questi progetti sono stati aperti dormitori vicino alle scuole per agevolare le ragazze che vivono lontane. La campagna Papà mandami a scuola ha contribuito ad aprire 33 dormitori. Oltre 10.000 ragazze beneficiano di borse di studio complete e 12 nuove scuole nei villaggi limitrofi accendono molte speranze. Per le ragazze che non possono andare a scuola, questa è una grande opportunità. Una grande opportunità di realizzare i propri sogni. Mio padre non può pagare le rette scolastiche, ma grazie a questa organizzazione, Papà mandami a scuola, adesso abbiamo un incentivo per imparare. Questa era la maggior speranza di mio padre. Per Leila, che vuole diventare avvocato, il dormitorio è come una seconda casa. Una volta finita la scuola, però, la nuova sfida sarà affrontare le discriminazioni di genere sul mercato del lavoro in Turchia. Per questa settimana è tutto dalla Turchia, ma potete continuare questo vivace dibattito sui nostri social media. E ricordate, il nostro hashtag è LearnWorld. Restiamo in contatto. Dal team di Istanbul, arrivederci. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation.